Allora, dicevo, uno sport un po' particolare è venuto a parlarcene il vicepresidente della Federazione Sportiva Orientamento, Stefano Mappa. Buongiorno. Buongiorno. Orientamento, insomma, qualcuno lo conosce, insomma, questo sport, perché è anche praticato da molto tempo, e l'ha accompagnato anche il presidente. Un buongiorno a Sergio Crifoni. Buongiorno. Bravo. E a Luca Dalla Valle, buongiorno. È atleta di punta della mountain bike Orientamento. Due parole io al presidente le farei dire. L'Orientamento, che cos'è questo sport? Di che cosa si tratta? È uno sport che si svolge sostanzialmente negli ambienti naturali, che vanno dal bosco, che sarebbe, diciamo, l'ambiente ideale, ma poi anche ci siamo spostati negli anni anche a valorizzare i nostri centri storici, perché i nostri centri storici, soprattutto quelli di origine medievale, hanno una tale complicazione di vicoli, stradine, che rappresentano veramente un aspetto tecnico. Ecco lì, questo è veramente Roma, questo è il centro di Roma. Quindi si può praticare anche in città, non solo Quindi in qualunque ambiente naturale, dal bosco alle città. Infatti Sant'Agata prima alzava il ditino, perché noi abbiamo fatto anche una gara importante qualche anno fa a Sant'Agata di Puglia, che rappresenta un ambiente ideale per fare l'orientamento in città. Volevo aggiungere qua una cosa velocissima: abbiamo quattro diverse discipline, la corsa a piedi, corsa con la mountain bike, con lo sci da fondo, e poi anche una tipologia che è adatta anche ai portatori di handicap motorio. Quindi è molto vario come sport. E comunque occorre sempre carta e bussola. Perché il percorso è sulla carta. Poi dopo ne parleremo, certo, in maniera più approfondita, ma io volevo farle una domanda. Io so che lei è appassionato di uno sport in particolare, oltre al calcio, visto che parliamo di calcio, anche di rugby, è vero? Esatto, io da giovane ho praticato il rugby dai 16 anni fino ai 24 anni, poi mi sono sposato e ho smesso. Ha continuato a farlo a casa il rugby? No, dopo pochissimi anni ho incontrato l'orientering, come si dice in inglese, sì, o anche in scandinavo, in Scandinavia appunto, e non l'ho più mollato, perché mi ha veramente affascinato fin da subito. Certo, il rugby come sport di squadra, ovviamente per me che l'ho praticato per tanti anni, è lo sport per eccellenza di squadra. Devo anche dire, con un più piccolo orgoglio, che ho smesso, l'ultima partita che ho fatto è stata la finale dei campionati universitari, non le dico l'anno, che abbiamo vinto con la rappresentativa dell'Università di Milano. E allora lei saprà benissimo che oggi inizia il Sei Nazioni, certo, di rugby. E Stefano Mappa, invece il vostro sport, diciamo, non si presta a queste. Poi abbiamo un giovane sportivo, chiediamo anche lui il suo parere. Bisogna, insomma, controllarsi, sono tutti dei professionisti. Ma nel nostro sport non ci sono quelle dinamiche che purtroppo tutti i giorni vediamo negli sport professionistici, o quantomeno negli sport d'eccellenza. È uno sport comunque che sta crescendo molto. La federazione ha investito molto in quelli che sono i programmi di comunicazione e marketing, e proprio per questo anche oggi siamo qui, per potervi parlare di una disciplina sportiva che esce un po' fuori dai canoni dello sport tradizionale, uno sport che ti immerge nella natura, che ti fa vivere, vivere a contatto diretto con la natura, e che ti rende protagonista da solo. Uno sport anche per le famiglie, perché si può praticare con tutta la famiglia. Lo può praticare chiunque. Noi all'estero, se lo pratico, adesso lanciamo questo messaggio, così ci potete scrivere a giostragol@rai.it se c'è qualcuno che già lo pratica. L'estero è molto praticato. I nostri telespettatori, insomma, vediamo, sì, che risposta abbiamo. Sicuramente, noi in Italia pratichiamo questa disciplina già dai metà anni 60, primi anni 70. Nasce nei paesi scandinavi alla fine del 1800, giunge nella zona alta del nostro stivale, soprattutto in Trentino, ma poi piano piano riesce ad arrivare anche al centro Italia e adesso anche al sud, tra la Puglia soprattutto e la Sicilia. Quindi negli ultimi, diciamo, 40 anni lo sport dell'orienteering in Italia si è affermato. Noi pratichiamo molta attività, come diceva lei,
dalla scuola, oltre 50.000 bambini all'anno fanno orienteering nelle scuole, rientra nei programmi di formazione delle scuole. Beh, questa... Volevo dare una testimonianza. L'hai praticato anche tu? L'ho praticato anch'io, ma in un'altra maniera, perché nei nostri paesi già si faceva quando eravamo bambini, visto che non c'erano altri sport da poter fare. Però quando loro sono venuti al mio paese, a Sant'Agata di Puglia, e abbiamo fatto questa bellissima giornata, devo dire che tutto il paese ha partecipato, perché è uno sport meraviglioso. Io poi dopo ci ho anche avuto una grande soddisfazione, perché alla fine ho chiuso con il mio concerto, per cui a un certo punto sono veramente felice che... È lì che ti perdesti. Mi sono perduto tante volte, sì. E mai recuperato tu. Allora, torniamo invece al calcio, ma sicuramente tiferà anche per qualche squadra, allora, non dico di Serie B, magari di Serie A. Oggi si può appassionare però alla Serie B anche il presidente. Vogliamo, il presidente è già una squadra. Beh, diciamo che io ho vissuto tanti anni a Genova. Quindi. E avendo un genero genoano, potrei mai dire sampdoriano, devo dire, vabbè, se proprio devo tifare per qualcuno è Genova. Però devo anche dire che siccome la mia famiglia tradizionale, mio padre eccetera, è di Roma, dovrei di anche Roma. Tifare per la Roma, quindi magari con la il Lazio. Nostro giovane campione invece è Luca, per chi tifi? Io sì, non seguo molto il calcio, comunque sì, io tifo Inter. Tifi Inter. Serie B, adesso vediamo chi gioca oggi, così scegli una squadra e insomma gli portiamo almeno fortuna, va bene? Va bene. Va bene. Luca Dalla Valle, che è uno dei campioni di punta di questo sport, sei giovanissimo, hai avuto già delle soddisfazioni personali, ai mondiali assoluti sei arrivato terzo, poi sono varie discipline, hanno anche varie tempistiche, quindi sei arrivato terzo nel medio, poi nell'ottavo nella gara lunga e poi hai anche conquistato un secondo posto, sempre parliamo di mondiali. Sì. Tu sei specializzato nella mountain bike, sì. Esatto, ma sì. Una curiosità, poi dopo ti lascio la parola, la cartina, come riuscite a leggerla mentre correte sulla mountain bike? La vedo difficile. Sì, bisogna abituarsi, la cartina va messa, va fissata sul manubrio attraverso un apposito lesio della bicicletta e bisogna... sapere interpretare la cartina, leggerla, mentre e nello stesso momento pedalare il più velocemente possibile. Molto, quindi bisogna studiare è molto difficile, diciamo, ci vuole molto allenamento, in quanto bisogna sapere soprattutto memorizzare parti del percorso. Ad esempio ci si memorizza tre vivi, poi si pedala tutta per un certo momento. Poi si memorizzano altri due bivi e questo, diciamo, che consente all'atleta di guadagnare molto, molto tempo, perché se uno perde molto tempo a vedere la cartina, poi... Certo, non si concentra sul percorso, comunque, anche perché c'è una fatica agonistica, quindi sì, sì. È una lotta contro il tempo, sì, sì. E contro i compagni, quindi insomma è un insieme di cose da tenere, non è una gara, è sì, un po' una gara individuale, quindi. Sì, la gara è individuale, è paragonabile al cronometro di ciclismo. Ogni atleta parte al proprio minuto, diciamo, partono scaglionati. E vince chi impiega meno tempo, ovviamente. Un consiglio ai giovani, ai ragazzi che si vogliono avvicinare a questo sport, perché dovrebbero praticarlo? Ma io consiglio a tutti di praticare questo sport perché oltre a essere bello ci si diverte, infatti nel praticarlo ti permette di conoscere spazi nuovi, infatti con questo sport si gira molto. Sì. Certo. Volevo sapere, ma ci sono degli atleti in questo sport che comunque hanno dei risultati rimarchevoli nell'atletica leggera, tipo gente che va 3 a chilometro? Ad esempio quest'anno io conosco, che è anche un mio amico, Giancarlo Simeone,
che è arrivato terzo ai campionati italiani di maratona a Venezia. E quest'anno questo atleta pratica anche orienteering e ha vinto i campionati italiani sprint di orientamento. Diciamo che la preparazione fisica in questo sport è molto, molto elevata, diciamo. Come immagino anche nella parte ciclistica, nelle altre discipline. Sì, la stessa cosa nella parte ciclistica per quanto riguarda la mountain bike orienteering e la parte di sci da fondo, sci nordico, per quanto riguarda lo sci orientamento, diciamo. E comunque è uno sport a livello agonistico, quindi voi vi allenate molto. Cioè, sì. C'è una preparazione, diciamolo, dietro... notevole. Sì, la preparazione è la stessa di qualsiasi altro sport in cui serve una preparazione di fondo, diciamo. La preparazione del mountain bike orienteering è simile a quella del mountain bike, solo che bisogna allenarsi e aggiungere oltre agli allenamenti fisici anche gli allenamenti tecnici e con la cartina, ad esempio. Bisogna abituarsi a leggere velocemente la cartina, la capacità di memorizzazione, come detto prima, è la concentrazione. Certo, è uno sport così duro che ricorda... Scusa Simona, vuoi parlare sempre te? Scusami Simona. No, vai. È uno sport così duro che ricorda anche un po' discipline motorie tipo il triathlon, no? Insomma, le corsa, è un appassionato bici, di atletica anche il nostro Maurizio, no. Quindi... No, ho fatto anche un triathlon, sì. Per carità, insomma, sì, giungendo diciamo ultimo, non è quello. Ma, sì, il paragone è come... Posso fare un paragone con gli altri sport? Posso dire che è paragonabile al fondo e al biathlon. Allora, abbiamo un presidente, Grifoni, voleva aggiungere qualcosa, che poi dobbiamo passare alla Serie B, poi ne riparliamo, certo, con voi più in là. No, velocissimamente. Noi siamo nati come disciplina associata alla FIDAL, di fatti. E in effetti c'è tutta la parte fisica, mountain bike, sci, corsa... sono analoghe alle corrispondenti, certo, discipline, solo in più c'è tutta la tecnica di lettura della carta e di orientamento, per cui non è facile passare dalla corsa pura, dalla mountain bike pura o dallo sci da fondo puro all'orientering, perché bisogna aggiungere tutta questa preparazione tecnica, una conoscenza tecnica, certo, comunque, perché bene, i giovani, a parte i giovani, ma anche le persone, cioè a parte noi giovani, è vero, anche le persone un sacco di, diciamo, di una certa età, più tardi, però queste non ha limiti, no, di età, vero? Non ha limiti di età. Noi abbiamo una divisione in categorie che va dagli anni 12 per i giovani fino ai 21, 21-35 l'assoluta, poi di 5 anni in 5 anni si arriva fin quando uno ce la fa. Fino a 90 anni, vero? C'è stato qualcuno che a livello internazionale avete ancora qualche chance, allora? Perché lì non ho... abbiamo H90, uomini 90, le donne fino a 85 per ora. Poi, visto che Luca Dalla Valle poi ci deve andare via, quindi gli abbiamo dato un po' più di spazio, continuiamo a parlare con voi più tardi di questo sport davvero divertente e bello. Noi abbiamo una scaletta che ci corre, ma vedete, io ho una cartina perché abbiamo lasciato un po' così, non li abbiamo fatti intervenire molto sul calcio, mi avvicino al presidente e al vicepresidente di questo sport di orientamento, che insomma, io ho la cartina perché dobbiamo mostrare, è uno sport veramente, cioè sembra facile, in realtà no, perché oltre alla cartina occorre una bussola, è vero? E parte insomma la forza fisica. E poi, insomma, come si applica? Adesso, ecco, sì, la vediamo. Come funziona? Che... Lo sport e l'orientamento innanzitutto è una gara a tempo. Ecco, dall'altra parte. E c'è una partenza, come potete vedere sulla cartina, che è rappresentata da un triangolo, un arrivo che è un doppio cerchio concentrico e tanti punti che sono rappresentati con il cerchio. Bisogna seguire un itinerario, va bene, questo itinerario nel più breve tempo possibile. Gli itinerari variano in ragione del livello tecnico dell'atleta, quindi nel contesto di una competizione, in ragione quindi delle categorie, ci sono tanti percorsi quanti sono le categorie. E chi fa le scelte migliori tra un punto all'altro, chi impiega meno tempo tra un punto all'altro, poi alla fine vince. La somma, insomma, di tutti i singoli intertempi dà il tempo finale. Chi impiega a percorrere tutto l'itinerario il più breve tempo possibile vince.
questo. A breve ci saranno poi il prossimo evento ad agosto? Noi abbiamo, la federazione peraltro con il nuovo progetto federale ha messo in cantiere una serie di iniziative non soltanto di ordine formativo, di ordine medico, ma anche e soprattutto a livello agonistico, con una programmazione già avviata nel 2010, l'Italia, quindi la Federazione Italiana Sport Orientamento, si è inserita nel contesto internazionale proponendo e quindi avendo l'opportunità di organizzare manifestazioni ad alto livello. Nel 2010 abbiamo organizzato una gara di Coppa del Mondo di mountain bike orientamento e quest'anno invece ad agosto, dal 20 al 20 agosto, a Vicenza ci saranno i mondiali di mountain bike. Quindi una opportunità per l'intero movimento orientista, ma soprattutto anche per i nostri atleti che hanno ben rappresentato l'Italia nel mondo in questi ultimi anni, per poter far conoscere il territorio, in questo caso certo. Vicenza, ma soprattutto il nostro sport e i nostri campioni. Che non è uno sport olimpionico, ahimè, però aspirate voi a poter entrare tra gli sport nobili, diciamo così, insomma. Presidente. Volevo tornare un attimino per far notare che questa è la carta di Roma. Sì. Questa centro è Piazza storico. Del Popolo, questo è il centro, diciamo, non al di là al di qua del Tevere, questo è Piazza Navona, e questo è il Pincio, è una parte di Villa Borghese. Per dire che questo sport si può fare in qualunque contesto. Certo, dalla città, quindi non per forza al bosco, dove bosco, è ovviamente okay. Il massimo. Sarebbe correre in un bosco dove, meglio se poi non ci sono sentieri, per esempio noi abbiamo qua nei Monti Simbruini, quindi vicinissimo a Roma, Livata sopra Subiaco, dei boschi bellissimi in cui facciamo le gare di orientamento. Bellissimo. C'è un sito ufficiale dove i nostri telespettatori sì. Che vivono all'estero possono raccogliere le informazioni? Sì. È vero, il vostro sito? Esatto. Vogliamo